Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar dedicato alla scrittura sui social media della pubblica amministrazione. Vedo che siete molto numerosi, state entrando. Vi chiedo nel frattempo sì, di scrivere in chat se mi ascoltate bene, se mi sentite bene, mi vedete in maniera corretta. Aspettiamo che tra l'altro facciano accesso gli altri partecipanti. Gli iscritti erano numerosissimi, eravamo a 780 persone e vedo che ce ne sono 195 che stanno facendo l'accesso. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, io sono Roberta Crudele, sono responsabile dell'azione 1-3 del progetto Riformattiva, all'interno della quale sono stati organizzati questi webinar. Si tratta di una serie di incontri formativi che fanno parte, diciamo, di un'azione di disseminazione realizzata appunto da questo progetto che intende rafforzare le competenze dei dipendenti pubblici sull'utilizzo dei social media. E, tra l'altro, questa azione è stata inserita anche per la sua coerenza con i valori di digitalizzazione, partecipazione e accesso alle informazioni pubbliche negli impegni italiani all'interno del quarto piano OGP. Questi webinar prendono il via oggi, proseguiranno con un impegno settimanale fino a metà dicembre. Manterremo sempre lo stesso orario, quindi ci incontreremo il mercoledì alle ore 12 e affronteremo diverse tematiche. Alcuni webinar saranno dedicati, come questo e anche il successivo, ad aspetti più trasversali. Poi ci saranno invece degli affondi più specifici dedicati all'uso delle singole piattaforme social. Io vi ricordo che alla fine di questo webinar metteremo a disposizione sulla pagina di Eventi e PA da cui vi siete iscritti anche le slide del docente e la registrazione per chi vorrà rivederla. Parallelamente attiveremo anche le iscrizioni al webinar successivo che sarà dedicato alla privacy e al trattamento dei dati sui social media. Quindi io adesso, prima di lasciare la parola a Piero Ziro, vi ricordo anche che abbiamo attivato un'altra iniziativa nell'ambito di questo progetto, ossia appena partita un gruppo di lavoro all'interno di Riformattiva sul sito OT11-OT2 che sarà aperto, diciamo, a tutti coloro che vorranno partecipare, a tutti gli operatori della comunicazione che vorranno appunto interagire sia con gli esperti che lavorano sul progetto Riformattiva, in particolare sull'azione social, quindi per uno scambio di esperienze per avere consigli, ma anche per avere documentazioni o materiali di approfondimento. Sempre sulla stessa pagina di Eventi PA pubblicheremo le indicazioni per accedere a questa piattaforma. Si tratterà da parte vostra di iscriversi a DFP Out, così come avete fatto per l'iscrizione a questo webinar, e poi accedere al gruppo di Riformattiva all'interno del quale è stato attivato il gruppo dedicato ai social media. Adesso passo subito la parola a Piero Zilio, che è un esperto di social media strategy e che ha condotto anche l'attività di affiancamento e supporto della prima fase di questo progetto, rivolto quindi in maniera più specifica a tre amministrazioni pilota, e che oggi, insomma, con voi vi parlerà della scrittura sui social. Buon lavoro. Grazie Roberta e salve a tutti. Siamo stati puntualissimi e io di certo non aggiungerò attesa a questa presentazione. Cambio subito slide, quindi non me ne vogliano lo stato del progetto Riformattiva se tolgo il brand, diciamo, istituzionale, per cominciare la mia presentazione con questa immagine. Cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di scrivere sui social della pubblica amministrazione. Qualcosa che fanno in tanti, non sempre, però questi tanti lo fanno anche bene. Quindi cerchiamo di capire come farlo, senza farci male. Io cercherò di essere molto rapido in modo da lasciare a voi il tempo, magari di farmi qualche domanda. Essendo rapido, vi ho già mostrato quella che io penso sia una prima regola, in azione sui social. E anche sulle app della pubblica amministrazione come gli Instant Messenger, WhatsApp e così via, le immagini catturano l'attenzione e possono essere usati proprio per questo. Torno rapidamente indietro per farvi vedere la stessa slide, quindi lo stesso contenuto, detto in un modo e detto in un altro. Adesso mi rendo conto che ci siano dei limiti al tipo di immagine e di contenuti grafici che possono essere usati nella pubblica amministrazione.
Di fatto il concetto che volevo esprimere è che l'immagine è parte integrante del processo di scrittura sui social della pubblica amministrazione. Adesso qui ho un esempio tratto dall'aeronautica militare. Ancora una volta, non tutte le pubbliche amministrazioni possono ovviamente contare sulle frecce tricolori per rendere più intrigante, accattivante i propri post, in questo caso su Facebook. Di fatto però sono certo, e mostrerò anche qualche esempio, di come sia possibile usare le immagini per, se non altro, fermare lo sguardo del cittadino, del lettore che scorre una bacheca, una timeline su Facebook o su Twitter o su altri social media e magari portarlo, invogliarlo a leggere il nostro contenuto. Vediamo un po' di cosa si parla in questo post dell'aeronautica militare. Domenica 18 ottobre. Le frecce tricolori ancora in volo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un'immagine che ci cattura l'attenzione, che cattura la nostra attenzione, e poi subito dopo l'informazione, detta senza fronzoli in maniera molto diretta e immediata. E questo è un po' anche, la seconda regola, che io mi sento di consigliarvi quando scrivete sui social e sulle app della pubblica amministrazione. Le prime parole fanno la differenza, perciò è importante arrivare subito al punto. È un po' anche quello che sto cercando di fare io con questa presentazione, tradurre in pratica, in questa PowerPoint, in quest'aula virtuale, i concetti che sto elencando. Perciò, prima regola abbiamo visto, usare le immagini, ma anche i video, la grafica per attirare l'attenzione, ovviamente nei limiti della decenza. E anche di quello che ci consente il nostro ruolo istituzionale, e arrivare invece subito dritti al punto. Questo perché non so chi di voi conosca la heatmap, le heatmaps, che sono o gli studi di eye tracking, quindi gli studi che seguono lo sguardo dell'occhio, sono anche abbastanza datati, una trentina d'anni, sul monitor, sullo schermo di un computer. Ebbene, ci sono due punti importanti che io ho evidenziato, che sono il cosiddetto triangolo d'oro, ovvero questa zona per noi che leggiamo dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, quindi in alto a sinistra dello schermo, e il modello F, che mostra come in presenza di un paragrafo, di un testo lungo, lo sguardo del lettore legga probabilmente tutta la prima frase e poi legga sempre meno man mano che lo sguardo si sposta verso il basso. Ed è per questo che la seconda regola che mi sono sentito di consigliarvi, cioè di arrivare subito al punto, diciamo, trova anche evidenza scientifica in questi studi, perché inevitabilmente lo sguardo del lettore, quando scorre una timeline sui social network, leggerà con maggiore probabilità le prime parole della prima frase della prima riga. Perciò è lì che dovete riuscire a dare il messaggio principale. Se ci si perde in informazioni di contorno, è probabile che il vostro messaggio non passerà. C'è anche un altro motivo poi che mi spinge a consigliarvi di essere diretti. Diretti e concisi. Il nostro tempo di attenzione sui social è molto limitato, non solo sui social, ma inevitabilmente sul web, sulle applicazioni mobile. Perciò scrivere post, io dico di circa 150 caratteri, al di là dei limiti della piattaforma che stiamo usando, per esempio, Twitter, che era forse il più restrittivo, adesso ne consente fino a 280. Facebook molti di più, però ecco, tenerci brevi, essere quindi diretti e concisi, aiuta a tenere, diciamo, il lettore sul nostro pezzo. Qua ho un altro esempio di post, diverso da quello dell'aeronautica militare, che iniziava con un'informazione subito chiara, o meglio, con l'oggetto del contenuto messo subito in evidenza. Questa è un'altra amministrazione, un'università in questo caso, e il post comincia con un rivedi con noi, quindi è un invito all'azione. Poi però abbiamo tutta una serie di informazioni che non mi aiutano a capire cosa, in questo caso l'Università di Cagliari, voglia farmi vedere.
perché è un bel servizio di Luca Neri introdotto da Marco Lapica nell'edizione di oggi del TG, bla 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 bla, scritto da eccetera eccetera. C'è tutta una sfilza di nomi che fra l'altro vedo taggati poi anche qua sotto, ma di contenuto c'è poco. Io so che si tratta di un video, anzi di un volume sull'Università di Cagliari e i suoi rettori. Probabilmente, se avessi voluto applicare quelle regolette che abbiamo visto prima, che le rivediamo subito ora, sono catturare l'attenzione con una immagine e poi arrivare subito al punto, avrei potuto fare diversamente. Adesso io spero di non farmi troppi nemici con questa presentazione, sono effettivamente andato un po' a cercare il pelo nell'uovo e soprattutto spero che le mie critiche siano critiche costruttive. Quando dicevo scrivere un post breve, quindi arrivare subito al punto e dire tutto in 150 caratteri circa, ripeto, questo non è un vincolo preciso e rigoroso, si può anche scrivere di più, a volte serve scrivere di più. Ecco, cosa intendo? La brevità per me significa fornire un'informazione esauriente, quindi anche fruibile da parte dei lettori più frettolosi. E soprattutto anche riuscire in questa informazione concisa, esauriente, a incuriosire e stimolare il nostro lettore a leggere il contenuto completo, che magari sarà sull'articolo sul nostro sito internet, sull'allegato in PDF che l'amministrazione ha pubblicato in quella specifica sezione del sito, e così via. Quindi per me essere brevi significa essere esaurienti e anche stimolanti. Ho un altro esempio, questo è un esempio un po' vecchio che però secondo me si presta molto a quello che ho appena detto, perché è indubbiamente un post molto breve. Sulla sinistra io lo sto indicando col puntatore, vedete il post originale di Roma Capitale, post originale che ci dice sono le 8:30 di giovedì 1 novembre 2018, ecco le notizie di Roma in un minuto. Benissimo, mi dà informazioni sull'orario, sulla data che sono... Io penso informazioni un po' superflue, nel senso che in una bacheca tutte queste informazioni sono già presenti, l'ora di pubblicazione del post, la data di pubblicazione del post. Mi dice che ci sono le notizie di Roma in un minuto, ma non mi dice quali siano queste notizie. Io ho quindi ascoltato queste notizie di Roma in un minuto, al link che aveva fornito Roma Capitale, e ho provato a riscrivere, reimmaginare questo stesso post qui sulla destra. Innanzitutto ho fatto una sintesi delle notizie in un minuto che ho ascoltato in questo link e ho provato a scriverle accompagnandole con delle piccole emoji. Ho anche rivisto un po' l'hashtag che da semplice Roma è diventato Radio Roma Capitale e ovviamente ho lasciato inalterato il link e anche l'immagine che forse avrei cambiato proprio per il discorso della prima regola in azione, quella di attirare l'attenzione. Adesso potrà non essere perfetto e sicuramente i consigli che vediamo oggi e che darò oggi non sono, ripeto, scolpiti nella roccia, sono delle proposte in chiave costruttiva per abituarci a vedere la scrittura sui social della pubblica amministrazione in chiave un po' più diversa. Quindi qui cosa ho fatto? Semplicemente, avendo reso espliciti gli argomenti delle notizie in un minuto di Roma Capitale, agevolo i possibili utenti che possono essere interessati a questo contenuto a scansionare il testo e capire subito se gli interessa oppure no. Vedo che sulla chat si sta animando un po' la discussione sul concetto e sulla questione di attenzione. Mi fa piacere, io rispondo a tutte le domande a intervalli diciamo regolari, quindi probabilmente se a voi sta bene alla fine di questa presentazione. Ma riallacciandomi al discorso sull'attenzione di Vito Graffeo che ha scritto in chat, ecco qui quale è il tempo di attenzione medio sul social network degli utenti. In realtà questa è una ricerca abbastanza datata, risale al 2015, e il tempo di attenzione medio è pari, anzi forse leggermente inferiore, alla memoria di un pesciolino rosso, 9 secondi. Questo è il tempo che noi impieghiamo quando facciamo questa operazione sul nostro cellulare e scorriamo da un contenuto all'altro per decidere se quella notizia, quel contenuto, quel post ci interessa, se vogliamo cliccare e approfondire, se vogliamo guardare l'immagine, il video o quello che
che ci offre quel contenuto. È questo che dobbiamo tenere a mente ed è per questo che io insisto tanto sulla importanza dei contenuti visivi. In questo esempio, magari il logo di Radio Roma Capitale potrebbe essere cambiato di volta in volta con un'immagine specifica sui contenuti della giornata. E poi insisto anche sull'arrivare subito al punto, scrivere subito le informazioni importanti per quel tipo di contenuto, un po' come ho fatto in questo esempio, perché noi dobbiamo tenere presente i 9 secondi di un pesciolino rosso ed essere consapevoli che non tutti dedicheranno uno o più minuti di attenzione ai nostri contenuti, ma probabilmente li scorreranno rapidamente. Qua ho un altro esempio di come non si dovrebbe pubblicare i contenuti sui social, e cioè in maniera automatica. Sono esempi presi in tempi diversi, è passato esattamente un anno da questo primo post tweet, anzi, questo è Twitter, è sempre dell'Università di Cagliari. Che pubblicava evidentemente in automatico dal sito web alcune notizie, ci sono tanti automatismi, dei codici che non sono stati resi propriamente nel momento di pubblicazione automatica dal sito web al sito internet. Le cose si sono evolute dopo un anno, vedete, dall'aprile 2019 all'aprile 2020. Abbiamo un titolo leggibile, intellegibile da parte anche di un umano, abbiamo un'immagine in anteprima, eccetera. Sempre però si tratta di pubblicazione in automatico. Questo può risolvere molti problemi organizzativi, operativi, soprattutto in mancanza di risorse, però dobbiamo tenere presente che i social sono fatti da persone per le persone e quindi funzionano meglio quando i contenuti non sono pubblicati in maniera automatica, ma sono scritti di volta in volta da una redazione che non solo pubblica, ma anche poi segue la discussione. La gestione dei social è un'operazione che deve essere pensata e progettata in maniera sostenibile. Se si apre un canale, bisogna ovviamente essere certi di riuscire a sostenere non solo la parte di pubblicazione, ma anche quella di discussione. Questa è quindi la terza regola, e finisco con le prime tre regolette prima di entrare nello specifico della scrittura su app e social, che mi sento di suggerirvi. Promuovere l'interazione. Perché? Perché appunto abbiamo detto, ho detto anzi, i social sono fatti da persone per le persone. Ecco quindi che prima di passare al sondaggio, dal momento che ho appena parlato di promuovere l'interazione, vorrei anche, come vi anticipavo, cercare di tradurre in pratica questa interazione sulla presentazione di oggi. Le tre regolette che abbiamo visto sono usare la grafica e le immagini per attirare l'attenzione, arrivare subito al punto e promuovere l'interazione. A questo proposito, promuovere l'interazione, vorrei aprire un sondaggio. Un attimo che lo sto aprendo e vorrei chiedervi quale uso principale fate dei social media nel vostro lavoro. Potete dare anche più di una risposta. Non terremo aperto questo sondaggio all'infinito perché ovviamente i tempi sono ristretti e vorrei coprire tante cose oggi con voi. Però mi fa piacere vedere che molti stanno già rispondendo. Io vi lascio ancora qualche secondo per rispondere, poi chiudo il sondaggio e condivido i risultati, così li possiamo commentare. Visto che il grosso di voi si occupa dei contenuti, diamo ancora 10 secondi, non faccio il conto alla rovescia, ma così sarà prima di finire e chiudere il sondaggio. Benissimo, allora io chiudo il sondaggio. Quindi adesso è chiuso. Dovreste riuscire a vedere i risultati. Se non li vedete, comunque li condivido io a voce. Ho visto che il grosso di voi, il 66%, si occupa dei contenuti, mentre la percentuale più bassa, il 2%, si occupa di sviluppare applicazioni e servizi sui social della pubblica amministrazione. Ottimo. Questo sondaggio mi serviva anche per far passare il concetto che lavorare sui social media
include e comprende tante tante cose. Oltre a occuparsi dei contenuti, c'è anche chi modera la discussione, c'è chi crea le inserzioni a pagamento, chi analizza i dati statistici. Questa è un'operazione fondamentale, e se il 20% di noi ha risposto che si occupa proprio di questo, chi, come abbiamo visto, si occupa invece di sviluppare applicazioni e servizi, chi invece lavora alla strategia di comunicazione, il 32%. Molto, molto interessante anche questo. Adesso chiudo questo sondaggio e proseguiamo invece con la nostra presentazione. La nostra presentazione di oggi, anzi la mia presentazione di oggi, l'ho organizzata su quelli che io immagino siano i mattoncini di un testo social. Quindi gli elementi con cui noi costruiamo i nostri post su Facebook, su LinkedIn, su Twitter e così via. Questo perché? Perché per me sui social e anche sulle app non sempre è il testo a fare da padrone, ma sono gli elementi paratestuali, quindi informazioni, elementi testuali accessori di contorno, che invece hanno un ruolo molto importante. Ed è per questo che oggi mi concentrerò sui contenuti visivi, che a mio parere dovrebbero essere originali, quindi per esempio evitare le immagini stock, sulle emoji, che possono essere usati, e vedremo degli esempi, fin tanto che siano attinenti, sugli hashtag, che io uso come etichetta, ma possono anche essere usati per promuovere il brand. E anche sullo stile di comunicazione, che è uno stile diretto, che si avvale di un tono empatico. Cominciamo, direi, dai contenuti visivi originali, perché da lì siamo partiti. Vi ricordate la prima regola, usare le immagini? E perché propongo di farlo? Perché le immagini creano un movimento, incuriosiscono, contestualizzano, quando sono attinenti, l'informazione testuale in maniera rapida e leggera. Come avrete visto, io le immagini le uso molto, e cerco di farlo evitando, per esempio, l'annoso problema di quello che io chiamo i pixel superflui. Cosa sono per me i pixel superflui? Per chi non fosse così tecnico, i pixel sono i puntini che compongono un'immagine. La grafica, come dicevo all'inizio, deve essere sempre attinente. Io forse qui sto osando un po' in questa presentazione, chiaramente non sempre la pubblica amministrazione ha la libertà che mi sto concedendo io in questo momento, ma ecco, la grafica non dovrebbe appesantire eccessivamente il contenuto. Ricordiamoci che la grafica serve a incuriosire, a contestualizzare l'informazione, quindi non è fine a se stessa, a meno che ovviamente voi non siate un museo che pubblica, non so, le fotografie delle opere esposte, ma altrimenti l'informazione, scusatemi, le immagini, i contenuti visivi, che siano foto o video, sono a supporto, del contenuto. Ecco, quindi evitiamo i piccoli, che io chiamo i pixel superflui, quindi la grafica eccessiva. Perché anche quando leggiamo un testo noi da utenti tendiamo ad ignorare la grafica puramente decorativa, quella che, non, che il nostro cervello percepisce come superflua, che tendiamo a ignorare. Adesso siamo partiti con l'esempio delle frecce tricolori. Vi ricordate? È un post su Facebook del Ministero, non era del Ministero della Difesa, era dell'Aeronautica, con un video delle frecce tricolori, e ho detto: sì, va bene, il gioco facile per l'aeronautica militare, catturare l'attenzione con queste immagini. Ecco però un uso molto creativo della grafica, in questo caso delle funzionalità degli album su Facebook, fatto dal social media manager dell'Istat. Che effettivamente, dovendo competere con le frecce tricolori e avendo a disposizione i dati statistici sulla colazione degli italiani, parte ci potremmo ci potremmo potremmo pensare in maniera svantaggiata. Adesso scusate se ho fatto una pausa, perché leggo in chat che non si vedono le slide, ma si vede solo il cursore. Io chiedo ai miei colleghi, lato tecnico del Formez,
Ok, deve essere probabilmente un problema di qualcuno, immagino legato alla banda, perché molti invece mi stanno scrivendo sulla chat che riescono a vedere le slide. Quindi direi proseguo senza ulteriori indugi, perché altrimenti stiamo stretti coi tempi, ma ricordo a tutti che comunque sia le slide sia la registrazione di quest'aula virtuale, di questo webinar, saranno rese disponibili, perciò eventuali intoppi tecnici legati alla, immagino, connessione di banda saranno comunque risolti. Torniamo quindi al nostro social media manager dell'Istat, che ha a disposizione non le frecce tricolori, ma i dati statistici sulla colazione degli italiani per catturare l'attenzione degli utenti su Facebook. E cosa ha fatto il social media manager dell'Istat? Ha caricato quattro immagini, la prima è questa, grande, nera, che vedete qua sul lato sinistro, la seconda è questa percentuale, così anche come la terza e la quarta. Sfruttando la visualizzazione di Facebook degli album, ha creato una sorta di gioco interattivo per gli utenti. Vi ricordate la terza regola? Promuovete l'interazione. Perciò chi clicca sulle immagini apre quella immagine in modalità teatro, si chiama su Facebook, e nella descrizione dell'immagine troverà i dati e le risposte a questa domanda. Ecco quindi come è possibile fare un uso creativo della grafica, creativo e interattivo, anche se non siete l'aeronautica militare o le frecce tricolori. Detto questo, io vado avanti per fare un altro appunto sulle immagini. Le immagini che ritraggono un volto umano creano un legame visivo che rende più difficile distogliere lo sguardo. Ecco perché io suggerisco, quando possibile, l'uso di fotografie che ritraggono delle persone. Qua ne abbiamo due, una sulla sinistra con una persona che, visto l'oggetto del messaggio, si presume sia una centralinista, e una invece sulla destra, sempre del Ministero della Salute, con due volti umani, questa volta più riconoscibili, sia perché sono delle personaggi appunto noti in Italia, ma sia anche perché c'è qualcosa di molto diverso fra le due foto. Quella sulla sinistra è la classica immagine standard, anche detta stock, di un'impiegata o di un impiegato di un ufficio pronta a chiamare, che potremmo aspettarci di ritrovare ovunque, dal sito o dai social del Ministero della Salute a qualsiasi altro piccola attività commerciale che ha un servizio clienti. Queste immagini, pur ritraendo una persona, essendo immagini stock, hanno un qualcosa di artificiale. Mentre, guardate anche la luce, una foto fatta in studio, molto ritoccata per quel che riguarda i colori e così via. Sulla destra, invece, questi due sicuramente hanno molto meno ritocco e sembrano anche molto più autentici. Soprattutto lo sguardo dritto in camera, è una sorta di richiamo per gli utenti. Quindi, quando io vi dico 9 secondi per catturare l'attenzione su questo dispositivo, e le immagini sono un ottimo modo per farlo. Se abbiamo a disposizione immagini di persone, ovviamente attinenti, che guardano dritto in camera, sfruttiamole. Chiaramente non dobbiamo usare sempre le stesse, bisogna garantire una certa alternanza. Ho dato qualche consiglio sulle immagini, ecco qui il vademecum per concludere. Le immagini devono essere gradevoli, quindi a fuoco. So che sembrano consigli ovvi e scontati, ma a volte mi è capitato di vedere immagini su siti della pubblica amministrazione che non erano a fuoco. Immagini pertinenti al testo, ma non per questo banali, bilanciate con la parte testuale. Ricordiamoci il discorso dei pixel superflui, quindi l'esigenza Scusate, mi stavo leggendo in chat e mi sono perso. Dicevo quindi l'esigenza di non strafare con le immagini ed intuitive. Non so se questi problemi
dipendono dall'uso che sto facendo invasivo del cursore sulle slide. Mi auguro di no. Comunque, mi auguro che tutti riusciate presto a rivedere le slide. Anche perché qui ho un altro esempio sulle immagini stock tratto da una pubblica amministrazione. Siamo nella sezione dell'albo pretorio e troviamo la classica immagine dell'uomo di lavoro in giacca e cravatta, ecco, io sono il perfetto stereotipo in questo caso, che mostra qualcosa su un monitor a una collega. Ecco, questo è quello che io intendo per immagini stock che appaiono finte e che vi sconsiglio di usare. Questo perché queste immagini sono ovunque. Sono andato avanti e ho rovinato un'anticipazione. Queste immagini sono ovunque. Cercando su Google o sui siti di vendita di immagini stock, ci sono un'infinità di immagini di uomini in giacca e cravatta che puntano chissà cosa sul monitor a colleghe e colleghi. Queste immagini stock, ripeto, trasmettono un senso di artefatto, non qualcosa di manca l'autenticità, ecco, della foto, e sui social e sulle app l'autenticità è molto importante. Le immagini stock poi sono anche molto usate nei cosiddetti meme. Non so chi conosca questo signore Harold, che è uno dei meme molto usati sul web e soprattutto sui social. Ecco, le immagini stock sono una miniera di meme per chi lavora sui social. Visto che abbiamo parlato di meme, vorrei fare un'altra domanda adesso per capire chi conosce i meme, se sapete cosa siano. Stiamo appunto parlando di immagini, quindi di contenuti visuali. Ho qui pubblicato una serie di immagini, sono tutte immagini di meme, e su queste immagini vi chiedo una domanda. Quale di questi meme, infatti, riuscite a riconoscere? Datemi un attimo che sto aprendo il sondaggio in modo che possa lanciarlo. C'è effettivamente qualche ritardo con il mio strumento per i sondaggi. Benissimo. Ok. Ci sono varie immagini. Non so se le riconosciate tutte, vedo che la più conosciuta è quella di Morpheus dal film Matrix. Mentre voi rispondete, vorrei anche rassicurarvi sul fatto che queste slide, quando saranno pubblicate, sì, il sondaggio copre le immagini, è vero, però se conoscete i meme dovreste anche riuscire a riconoscerli dai titoli che ho dato qui in questo sondaggio. E stavo anche dicendo, queste slide, una volta condivise con il termine dell'aula virtuale di questo webinar, ognuna di queste immagini ha il link alla scheda online in cui si descrive come nasce il meme, questo specifico meme, ciascuno di questi, come viene usato e così via. Io adesso termino il sondaggio, perché visto che bene o male li conoscete. Vediamo se c'è qualcuno che, quanti sono invece quelli che non ne conosceva nessuno, soltanto il 15%, mentre il 20% li conosceva. Mi fa piacere, perché, scusate che nascondo adesso il sondaggio e torno sulla presentazione in PowerPoint. Dicevo, questo mi fa piacere perché significa che c'è una buona consapevolezza dei linguaggi visivi anche all'interno della pubblica amministrazione. I meme per quel 20%, 15%, scusatemi, che ha risposto di non conoscerne neanche uno, sono dei modi di dire, delle
espressioni che vengono estrapolate da film, videogiochi, eccetera, e che vengono modificate per esprimere un parere su un concetto specifico. I fattori di successo di un meme possono essere la cultura pop, quindi la conoscenza di quello specifico film o di quel programma TV e così via, la rielaborazione creativa, quindi la capacità da parte del social media manager di adattare quell'immagine, quel contenuto a un contesto diverso e magari anche il fatto di riuscire a sfruttare i cosiddetti trending topic, quindi argomenti che in quel momento hanno una notevole eco. Io per esempio l'ho fatto nella promozione sui miei profili social di questo webinar, ho preso, in questo caso si tratta di un personaggio dal film del Signore degli Anelli che si chiama Boromir. E ho citato una delle sue frasi principali, che è: uno non può semplicemente entrare a Mordor, quindi Mordor, per chi non avesse visto il film, è, diciamo, il covo dei cattivi, e l'ho trasformata in: uno non può semplicemente copiare e incollare da Word a Facebook, per promuovere il concetto del webinar sulla scrivere nei social della pubblica amministrazione. Adesso, ripeto, non tutte le amministrazioni potranno fare uso ovviamente dei meme, anche se ci sono esempi eccellenti a partire dalla, Commissione europea per la quale io lavoro a Bruxelles, ma è bene anche sapere come funzionano nel caso in cui si possano usare. Alcuni strumenti che io metto a disposizione per quel che riguarda, la ricerca e l'uso di immagini, non stock e coperte da copyright, lo trovate nelle mie presentazioni. Come dicevo, questi sono tutti link cliccabili. In questo caso siamo sulla pagina Creative Commons che consente di cercare delle immagini. Questo è un esempio di pixel superfluo, quindi un'immagine di copertina per una ipotetica pagina Facebook, in realtà era reale, con grafica superflua eccessiva. E per chiudere con le ultime indicazioni sulla grafica, poi passiamo al prossimo mattoncino, alcune consigli sul testo. Questo perché molte immagini, l'abbiamo visto anche nell'esempio precedente, che adesso dovrebbe essere nuovamente visibile, hanno del testo in sovraimpressione, proprio alla grafica, all'immagine o al video. Ecco, se proprio dovete mettere del testo in sovraimpressione, fermo restando che quello che visualizziamo adesso è l'esempio, la worst practice, non la best practice, quindi un esempio in negativo di cosa non bisogna assolutamente fare, vi suggerisco di non usare caratteri con le grazie. Cosa sono le grazie? Sono queste ornamenti, diciamo, che io sto evidenziando col puntatore, perché su web e a monitor rendono un po' più difficile la lettura, mentre la facilitano enormemente sulla carta stampata. Quindi, se dobbiamo sovrapporre i caratteri, non usiamo le grazie, soprattutto non usiamo il famigerato Word Art. Adesso questa è una presentazione in PowerPoint, quindi io ne avrei potuto abusare, lo sto indicando col puntatore. Word Art, quindi quelle rielaborazioni grafiche ondulate, molto anni 90, che si possono fare sul testo, non lo usate, perché ogni volta che usate Word Art, come dice l'immagine, un gattino povero, piccolo, tenero, innocente rischia la vita. Cos'altro vi consiglio di non fare? Qua non ha caricato l'immagine, purtroppo, quindi non potremo vedere questo contenuto. Non usate neanche determinati tipi di font, fra questi il famigerato Comic Sans MS, perché il Comic Sans MS è un font che non ha molta credibilità, soprattutto rispetto agli utenti più smaliziati e esperti delle app e dei social. Mi spiace non aver qui l'immagine da mostrare, ma ho un'alternativa valida a questo font malvagio, questo Comic Sans MS, è Google Fonts, è anche la piattaforma dalla quale io ho scaricato font che poi uso in questa presentazione e che sono liberi da copyright, che voi potete eventualmente usare per la vostra grafica, scusate, per il vostro testo in sovraimpressione alla grafica. Detto questo,
salto magari l'esempio che avevo preparato con alcuni studenti dell'Università La Sapienza di Roma, dove avevo insegnato proprio a inizio anno nel corso di social media per lo spettacolo, per un ultimo consiglio. Se mettete della grafica in sovraimpressione, scusate, ma vedo che le mie slide vanno avanti e indietro e io non le sto muovendo, quindi il mio computer è posseduto oppure sta succedendo qualcosa. Quindi pregherei se qualcuno per errore ha toccato le mie slide, lato tecnico ovviamente, di non preoccuparsi, le mando avanti io autonomamente. Dicevo, adesso provo ad andare avanti sulle slide. Non mettiamo troppo testo sulle immagini e sulla grafica, perché qualora dovessimo promuovere il nostro post, il nostro tweet con delle inserzioni a pagamento, questo vale più che altro per Facebook, la nostra inserzione potrebbe essere penalizzata dalla presenza eccessiva di testo in overlay, quindi in sovraimpressione. Come regola, Facebook chiede di tenersi entro il 20% del testo in sovraimpressione, e queste immagini, questi rettangoli che vedete, rappresentano un'ipotetica immagine in cui è evidenziata la superficie che potrebbe coprire del testo in sovraimpressione senza sforare il famoso 20%. Quindi questo era il mio ultimo consiglio sulle immagini. E vorrei passare adesso al nuovo mattoncino di questa mia presentazione. Abbiamo visto i contenuti visivi, parliamo adesso di un altro contenuto visivo che è un po' un ibrido fra un'immagine e una lettera, un carattere e il testo, ovvero le emoji. Cosa sono le emoji? Sono, diciamo, la versione moderna sotto steroidi delle emoticons, ma prima ancora degli smile testuali degli anni. Degli anni 90, anzi, credo che datino anche a prima, gli anni 80 sicuramente. Io in questo momento non riesco a vedere le mie stesse slide, quindi non sono sicuro che voi riusciate a vederle, e chiedo una rapida conferma ai miei colleghi del format. Benissimo, voi le vedete, io no, quindi sarà una sorpresa anche per me parlare senza sapere esattamente cosa sto mostrando. In ogni caso, stavo parlando delle emoji, che appunto consentono, quindi con un unico carattere, di veicolare un contenuto, un'immagine e un messaggio in maniera rapida ed intuitiva.
Salve a tutti, scusatemi, si è tutto bloccato anche a me alla slide 44. Adesso mi sembra che la presentazione, l'audio e la linea siano tornate. Vi chiedo scusa, abbiamo ancora mezz'ora, con l'ultimo quarto d'ora lo riserviamo alle vostre domande e dovrei farcela, nonostante il numero delle slide sia 103, siamo ancora alla 44. Come avete visto, le mie slide sono molto grafiche, molto visuali, proprio perché cerco di mettere in pratica quello che ci siamo detti. Stavo parlando delle voci, non so quanto siate riusciti a sentire, quindi purtroppo forse ripeterò qualcosa. Le voci sono sicuramente utili per catturare l'attenzione, perché è un elemento grafico, come abbiamo visto, che stacca rispetto al testo, attira l'occhio, ma hanno anche la capacità di generare maggiore coinvolgimento. E qui ho alcuni dati statistici di cui ovviamente cito la fonte. Vado avanti per cercare di recuperare un po' il tempo perduto. Come dicevo prima, le emoji devono essere attinenti al messaggio, perciò io consiglio sempre l'uso delle emoji con una causa, quindi con uno scopo, perché usare bene le emoji può aiutare, abbiamo visto, ad attirare l'attenzione, ma anche a stabilire una connessione emotiva, quindi far trasparire magari qualcosa, un messaggio che non trasparirebbe semplicemente da un testo così arido e spoglio, possono enfatizzare il messaggio principale e possono anche coinvolgere il lettore in modo ludico e leggero. Per esempio, ecco qua un ipotetico tweet o anche un messaggio su Telegram, gravidanza, ecco il nuovo servizio di consulenza su WhatsApp con tre emoji. Abbiamo le emoji di una donna in stato di gravidanza, abbiamo le emoji di un telefono cellulare e quella di una dottoressa. Queste tre emoji, ovviamente questo è un esempio, io forse ho anche abusato qua con le emoji, però queste emoji sono sicuramente attinenti. Sono un modo ludico e leggero per presentare il contenuto del messaggio e coinvolgono il lettore in una sorta di rebus, in una sorta di gioco, perché il lettore nel decifrare le emoji, diciamo che co-crea il significato. Questo piccolo gioco di logica può aiutare a coinvolgere e ad attirare l'attenzione. Come dicevo, l'emoji stacca rispetto alla monotonia delle lettere di un testo e possono enfatizzare il messaggio principale e riassumerne i punti chiave. Ecco qua un altro esempio che mi sono inventato di uso di emoji. Abbiamo l'icona di un segno di pericolo, il temporale e un bollino rosso. Potrebbero essere, per esempio, delle emoji per un servizio di allerta meteo rossa, temporali. Ecco qua che ho riassunto i punti chiave di questo messaggio in maniera grafica e non necessariamente banale. Adesso con voi vorrei fare una piccola esercitazione, ed è per questo che abbiamo il caporale, ora sergente Hartman di Full Metal Jacket. Qui ho un ipotetico tweet. In cui si parla di, ecco, stop ai dazi con il paese del Sol Levante, aumentano le esportazioni del Made in Italy, l'Unione Europea ha firmato l'accordo con il Giappone. Da oggi le start-up italiane possono accedere facilmente al mercato giapponese. Quindi questo è un tweet, vi chiederei di immaginarvi di essere il social media manager. Scusate, qualcuno ha nuovamente cambiato o qualcosa, ha nuovamente cambiato le mie slide. Quindi torno all'esercitazione. Dicevo, vi chiederei di immaginare di essere il social media manager che deve pubblicare questo tweet e di avere a disposizione questo set di emoji. Come vedete, sono tante le emoji a disposizione. Queste potrebbero indicare stop ai dazi col Giappone. Abbiamo il segno di stop, la dogana e il Giappone. Questo potrebbe indicare che l'Unione Europea ha firmato qualcosa di importante col Giappone. Bandiera dell'Unione, mani che si stringono o penna che firma e la bandiera del Giappone e così via. Fino ad arrivare a una semplice emoji enfatica. Quindi festeggiamo questo importante risultato. Benissimo, se voi foste il social media manager di questo post, quale set
di emoji aggiungereste al vostro tweet. Potete ovviamente anche aggiungerne più di uno, non è necessario limitarsi ad uno. Magari qualcuno di voi potrebbe dire: no, io non ne aggiungerei di emoji perché non lo ritengo utile, non lo ritengo opportuno. Vedo che la maggior parte di voi, quindi quasi l'80%, aggiungerebbe il terzo set di emoji, il secondo, scusatemi, quello dove ci sono le bandiere dell'Unione Europea e del Giappone, e invece solo il 4% non aggiungerebbe nessun emoji. E adesso finisco il sondaggio perché il tempo corre e purtroppo questa interruzione di poco fa mi ha rallentato un pochino, però ecco, come dicevo all'inizio, non ci sono risposte, o meglio, soluzioni uniche. Ciascuno può farlo secondo la propria sensibilità, intanto che io direi le emoji sono di questo tipo, quindi attirano l'attenzione ed enfatizzano il messaggio principale, sono emoji con una causa attinenti. Io sono molto favorevole al loro uso. Ovviamente non sono il solo a pensarla così. Ho provato a portare anche degli esempi illustri e a forzare anche un po' la mano. Non so se voi conoscete la direzione della Commissione europea EU Trade, quindi una direzione molto, molto importante. Come vedete, loro le emoji le usano nel loro tweet. E non solo usano le emoji, usano anche dei meme, quello del gatto sulla tastiera è abbastanza, riconosciuto, anzi conosciuto. Adesso, senza arrivare a usare i gatti che battono forsennatamente sulla tastiera, io penso che alcune emoji possano essere utilizzate. Mi auguro che il concetto che vi porterete alla fine di questa giornata di oggi, e questo lo dico perché sto leggendo in chat alcuni dei commenti, non sia utilizziamo a tutto spiano emoji e meme. Sto semplicemente illustrando quali sono i mattoncini a nostra disposizione per scrivere sui social. Ho aggiunto anche un elenco di emoji che vi sconsiglio di usare perché di solito sono fraintese e quindi vengono usate male. Molto famoso, per esempio, è l'emoji dell'albergo a ore, che viene spesso fraintesa per quella di un ospedale perché c'è la H. Ecco, queste poi vi lascerò a guardarle, a spulciarle da solo. Adesso però vi ripropongo, sempre per tenervi sul pezzo e rispettare le stesse regole che io mi sono dato, cioè di promuovere l'interazione, vi propongo un'altra breve esercitazione. Vorrei che in chat o comunque con voi pensaste a un possibile hashtag per questa presentazione. Cioè, il webinar di oggi parla di scrivere sui social della pubblica amministrazione. Se l'aveste dovuto promuovere voi sui social, quale hashtag avreste scelto per promuoverlo? Se vi vengono delle idee, scrivetele pure nella chat, mentre io proseguo con la descrizione proprio di questo mattoncino. Cosa sono gli hashtag? Innanzitutto, non so se conoscete questo signore, lui è Chris Messina ed è l'inventore degli hashtag, la persona che con questo tweet del 2007 ha proposto di raggruppare contenuti simili sotto un'unica etichetta che poi appunto è diventata l'hashtag. Inizialmente anche lo stesso Twitter ha detto: guardate, queste sono cose da secchioni che non prenderanno mai piede. Poi però ci sono stati degli eventi, in particolare un incendio nella zona di San Diego, in California, che hanno visto crescere l'uso degli hashtag da parte degli utenti dei social media, dei social network, in questo caso di Twitter, proprio perché consentiva rapidamente di trovare informazioni legate su quello specifico argomento. Ecco quindi che per me gli hashtag servono. Anche qui, come le emoji con una causa, anche gli hashtag devono avere un motivo.
Gli hashtag potrebbero servire per cercare contenuti, quindi potrebbero essere usati come termini di ricerca. Quello che voi scrivete su Google per cercare qualcosa, per trovare qualcosa, potrebbe essere, ecco, quella parola chiave, anche l'hashtag di persone interessate al vostro contenuto. Gli hashtag possono anche aumentare la leggibilità del testo, perché in un post su Facebook o su Twitter sono formattati diversamente e quindi fanno spiccare quella parola chiave. Possono anche rendere riconoscibile una pubblica amministrazione. Per esempio, molti di voi hanno elencato in chat come possibile hashtag PA Social. Questo potrebbe essere il nome di una campagna e il nome di un'associazione, ovviamente la conosco molto bene. Ma in questo modo si rende riconoscibile un'istituzione, un ente sui social, e possono anche impostare il tono del messaggio, quindi essere quelli che io chiamo cosiddetti hashtag enfatici. Per esempio, non so se vi ricordate quel famoso tweet che terminava con un bel ciaone come hashtag, ecco, quello è un esempio di hashtag enfatico. Andiamo avanti, come nasce un hashtag? Quindi è un'etichetta che identifica la parola chiave del messaggio, per esempio social. È preceduta dal simbolo cancelletto che la rende cliccabile e la collega a tutti gli altri contenuti che hanno quella stessa etichetta. In caso di più parole combinate, per esempio scrivere social, io suggerisco di usare il cosiddetto camel case, quindi di mettere in maiuscolo le iniziali di ciascuna parola per facilitare la lettura. Gli hashtag devono essere, soprattutto quando si tratta di una campagna specifica, per esempio il progetto riformativa e così via, devono essere unici, devono essere brevi e alla luce di queste rapide considerazioni che ho fatto, dal momento che ho lanciato una piccola esercitazione sulla chat, proprio sull'uso degli hashtag, vorrei chiedervi con questa terza domanda, scusatemi, temo che si sia bloccata nuovamente la presentazione, come non detto. Dicevo, forse è meglio non fare altre esercitazioni o altri sondaggi, perché temo che mi stiano dando problemi alla presentazione. E perciò semplicemente vi chiedo, quanti di voi, avendo visto adesso come vengono costruiti gli hashtag, manterrebbero lo stesso hashtag che hanno pensato e hanno magari all'inizio hanno scritto in chat? Ho visto che alcuni stanno mettendo delle iniziali maiuscole adesso, scrivere social PA. Quindi questa, diciamo, è una domanda che ci facciamo e a cui rispondiamo individualmente e mentalmente, perché non sono riuscito a far partire il sondaggio, ma ecco, alla luce di questi consigli che vi ho appena dato, cercate di capire se il vostro hashtag iniziale era buono o magari presentava possibilità di miglioramento. Gli hashtag sono molto importanti perché consentono di legare i contenuti anche non solo all'interno dello stesso social network, ma anche fra social media differenti. Per esempio, qui sulla destra, sulla sinistra, vedete un post sulla pagina Facebook del Comune di Milano, questo è un post un po' datato, e poi un tweet sul profilo ufficiale Twitter del Comune di Milano. Ecco, entrambi usano lo stesso hashtag, perciò il cittadino che segue un discorso su Facebook potrà poi riallacciarsi allo stesso discorso anche su un'altra piattaforma se la pubblica amministrazione avrà continuato a usare lo stesso hashtag. L'hashtag, una volta trovato, una volta reso ufficiale, deve essere sempre e chiaramente segnalato, al di là delle scelte estetiche. Qua nel profilo Twitter del servizio di allerta meteo della regione Emilia-Romagna ho evidenziato effettivamente un esempio molto chiaro di come viene segnalato questo hashtag. Perciò, una volta che l'avete, ricordate di farlo conoscere e di usarlo nel vostro profilo, nei vostri messaggi e così via. Gli hashtag, mi raccomando, devono essere facili da scrivere,
Per esempio, non so chi di voi si ricorda il vecchio progetto chiamato Linea Amica aveva due lettere molto simili fra le due parole unite e nello stesso profilo Twitter di Linea Amica l'hashtag ufficiale veniva scritto in un modo e anche in un altro. Cerchiamo quindi di trovare hashtag facilmente riconoscibili. Per esempio, nella chat io prima ho visto molti hashtag che avevano dei caratteri accentati. I caratteri accentati io vi consiglio di non usarli mai negli hashtag, perché potrebbero dare origine a qualche errore. Alcuni hashtag che ho visto prima avevano dei caratteri speciali. Vi ricordo che non possono essere usati caratteri speciali negli hashtag, perché in presenza di un carattere speciale, che non sia ovviamente il cancelletto a inizio dell'hashtag, quella parola viene troncata. Esattamente in corrispondenza del carattere speciale, quindi se mettete un trattino o qualcos'altro, quell'hashtag non funzionerà, o meglio, funzionerà soltanto la prima parte. Detto questo, direi anche un consiglio, un'indicazione, una preghiera fondamentale è non esagerate con gli hashtag. Su Twitter solitamente due hashtag sono sufficienti, ma oltre i due hashtag il coinvolgimento comincia a calare. Qui ho un esempio molto famoso tratto dal Messaggero quotidiano che tempo fa, ovviamente, adesso si sono smaliziati e hanno migliorato anche la loro presenza sui social. Comunque, postava una twittava una notizia fatta esclusivamente da hashtag: disoccupato, ciociaro, si spara, tutto attaccato, davanti al cimitero, tutto attaccato. Ecco, non esageriamo con gli hashtag. Direi che due su Twitter sono più che sufficienti, su Instagram a un massimo di 10, senza esagerare, e soprattutto alternando gli hashtag che io ho chiamato etichetta, quelli di ricerca, quindi le parole chiave che classificano il vostro contenuto, ad altri hashtag magari che io proverei a chiamare di campagne istituzionali, come, non so, potrebbe essere l'hashtag riformativa per il progetto che ha organizzato questo webinar di oggi. Una cosa da evitare, quindi, oltre all'abuso di hashtag, è anche, a mio parere, quella che io chiamo la sindrome del tacchino ripieno. Quindi abbiamo visto quali sono già alcuni mattoncini, le immagini, le emoji, gli hashtag, non dobbiamo necessariamente infilarli a forza nel nostro tweet, nel nostro post su Facebook. Direi che l'ingrediente principale è il testo e gli elementi di contorno. Quindi emoji, hashtag e link non devono eccedere un quarto o un terzo, quindi 25-30% del nostro post. Altrimenti un post troppo carico non solo rallenta la lettura, ma nella nostra analogia risulta anche indigesto. Qui ho un esempio tratto dal Cuscagliari, un vecchio esempio, come dicevo, sono un po' datati, di una festa, un tweet della festa del Christmas party, quindi di Natale. Come vedete ci sono tantissime emoji, tantissimi hashtag, ci sono più link, ce ne sono addirittura due, e l'immagine. Ecco, questo è un esempio, secondo me, di sindrome da tacchino ripieno, o comunque borderline, quindi al confine. Dobbiamo stare attenti a non esagerare. Se abbiamo più link, mettiamoli in tweet o post diversi, un link per post. Se abbiamo le emoji, scegliamo quelle chiave che aiutino a decifrare il messaggio ma che non disturbino la lettura. A proposito di link e di hashtag, ricordiamoci che i link, anzi gli hashtag, sono a tutti gli effetti dei link, perché se io ci clicco sopra, abbandono quel post, abbandono quel tweet e quindi in un qualche modo più hashtag metto, più sto dando la possibilità al mio utente di fuggire dalla mia bacheca, dal mio contenuto. Per questo che io dico, raccomando, non aprire troppe porte, mettere troppi hashtag equivale a mettere troppe porte e troppi link che porteranno inevitabilmente fuori il mio utente, il mio lettore. E poi dico anche, oltre a non aprire troppe porte, faccio sempre l'esempio di questo famoso film, non aprite questa porta, perché? Dal momento che stiamo parlando di link, gli hashtag, ricordo, sono a tutti gli effetti dei link,
Molti sui social tendono a usare i link abbreviati, per esempio Bitly è uno dei servizi che offre questo tipo di funzionalità. Qui ho messo due esempi, sopra abbiamo dei link, il link al nostro webinar e sotto abbiamo lo stesso link però con uno short link, perché io dico non aprite quella porta. Gli short link offrono funzionalità di ricerca, scusatemi, funzionalità di analytics aggiuntive che sono comunque già il più delle volte ricomprese negli insights o negli analytics dei social network che state usando o nella pagina di Google Analytics abbinata al vostro sito web. Perciò il loro valore aggiunto da questo punto di vista, secondo me, non è tale da giustificarne l'uso, perché uno short link non mi dice dove sto andando. Se io vedessi la scritta, per esempio questa qui, bit.ly barra 3KGJ U maiuscolo OV, non ho idea di dove stia andando. Potrebbe essere phishing, potrebbe essere una sezione del sito che a me non interessa e così via. Ecco perché io raccomando sempre di usare i link in chiaro e di evitare i link ristretti. Per esempio, eventipa.formex.it mi fa capire esattamente su quale sito sto andando. Se poi al posto del questo codice nodo 27 23 26 ci fosse, scusate, le presentazioni stanno cambiando ancora. Se qualcuno ha toccato le slide, vi chiedo di non farlo. Dicevo, al posto di questo codice sarebbe ovviamente preferibile avere qualcosa di scritto e di intellegibile da parte di una persona, ma anche di un motore di ricerca, perché questo poi fa la differenza in termini di ottimizzazione del vostro contenuto per il motore di ricerca. Ecco che la soluzione che io raccomando anche sui social è usate i link per esteso, che siano in chiaro. Mettetele alla fine del vostro post ed evitate di usare link brevi. Il fatto che un link breve abbia meno carattere di un link lungo e quindi, per esempio, nel caso di un tweet possa essere preferibile, non vale, perché i link che siano lunghi, 5 caratteri o 500 su Twitter vengono sempre conteggiati come 23, caratteri. Perciò non vi serve neanche a ridurre il numero dei caratteri di un tweet eccessivamente lungo, usare questo short link così poco comprensibile. Se proprio lo dovete fare, cercate di personalizzarli, è possibile farlo. Ecco qua che io mi sono inventato un esempio di short link personalizzato in cui ho messo bit.ly barra format scrivere social. Questo mi fa capire un po' di più. Qual è l'organizzatore o comunque il tipo di contenuto che sto promuovendo. Vado avanti, occhio agli hashtag fail, non so se conoscete questa persona, lei è una cantante, si chiama Susan e ha fatto una festa per celebrare, per festeggiare il suo nuovo album, quindi Susan Album Party. Il problema è che messo così come hashtag, messo senza il famoso camel case che abbiamo visto prima, può essere interpretato anche in tanti altri modi, quindi come la festa del sedere di Susan, per esempio in inglese. Anche in Italia abbiamo qualcosa di simile. Ricordiamoci che gli hashtag, in questo caso stiamo parlando di hashtag fail, quindi di un fallimento degli hashtag, non sempre sono premianti come avevamo pensato, possono anche ritorcersi contro. Gli hashtag non sono proprietari e quindi possono essere usati per una controcampagna e così via. Non volevo spaventarvi, ma vorrei passare all'ultima parte di questa presentazione, quindi l'ultimo mattoncino, il tono e lo stile che io raccomando, suggerisco di usare sui social della pubblica amministrazione, ma vi ricordo che come per le slide precedenti, anche qui, anche per gli hashtag, per questo mattoncino, ho inserito dei link a degli strumenti, in questo caso vediamo il right tag, che vi possono consentire di valutare l'efficacia, la potenza del vostro hashtag, o in questo caso, per esempio, vedere quali sono gli hashtag che in quel momento sono maggiormente usati sul territorio a livello comunale, provinciale, regionale, fino a livello più grande.
Quindi mi raccomando, scaricate queste slide perché ci sono questi link a tutti questi altri strumenti che magari adesso non riusciamo a vedere nel dettaglio. Avevo anticipato appunto l'ultimo mattoncino, stile e tono, vediamo di cosa si tratta. I social network e le app di messaggistica, quindi come WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, sono nati per facilitare il contatto con altre persone e quindi questo che io chiamo imprinting sociale, rende più spontaneo adottare uno stile un po' più diretto e informale, senza ovviamente mancare, di educazione e di chiarezza. Quindi, dicevo, senza dover sconfinare, è possibile sul social adottare un registro più vicino, al linguaggio quotidiano del cittadino. Quello che non dobbiamo fare è rivolgerci ovviamente al cittadino come se stessimo parlando a amici e parenti stretti. Lo stile su app e social è semplice, è breve, è chiaro ed è preciso. Usa un lessico comune e sfrutta le metafore. Io, per esempio, lo faccio molto con le mie immagini. Usa verbi sempre informativa e affermativa con modi verbali semplici, quali l'indicativo e l'infinito. L'indicativo specialmente è molto adatto quando si fa la cosiddetta call to action, quindi l'invito all'azione. Ricordate il post su Facebook dell'Università di Cagliari che ho mostrato all'inizio, quello del video che diceva "Guarda con noi". Ecco, questo è un modo verbale semplice ed efficace. Per esprimere un invito all'azione. Scriviamo frasi brevi, l'abbiamo visto, limitiamo le proposizioni subordinate. Ho qui un paio di esempi tratti dall'ATAC, scusatemi, da due aziende di mobilità, uno è l'ATAC di Roma e l'altro è Brescia Mobilità, e due stili completamente diversi. Per esempio, nella immagine di sinistra, ATAC Roma, io scrivo al servizio WhatsApp chiedendo informazioni sul biglietto Roma 48 ore. E ricevo un messaggio automatico che mi informa di come il servizio sia attivo dal lunedì al giovedì in una certa fascia oraria. Adesso, senza entrare nel merito degli orari, perché io ho scritto un messaggio alle 7:20 e quindi in teoria il servizio sarebbe dovuto essere attivo, già, c'è una grande differenza con lo stesso servizio di mobilità di Brescia, sempre su WhatsApp. Loro mi rispondono, mi danno del tu, mi augurano buona domenica, mi allegano delle emoji. Ecco, differenze di stile. Adesso magari questi sono due stili ai poli quasi dello stesso continuum, però è possibile trovare una forma di compromesso che ci porti, ricordiamoci che i social sono fatti da persone per persone, quindi che ci porti da questo uso di messaggi standard e un po' rigidi anche all'uso di messaggi sempre standard, ma magari un po' più empatici. Parliamo degli stili su app e social, adesso con qualche altro esempio di dettaglio. Vediamo il ridicolo, il brutto e il cattivo. Quali sono questi tre stili? Il voler fare quello che dico simpaticone, quindi avere un atteggiamento ammiccante, invasivo, intimo, simpatico a tutti i costi. Lo riconoscete di solito questo stile dall'eccesso di entusiasmo, sono i punti esclamativo a fare la differenza. Io con un esempio forse borderline, che potrebbe essere fra il simpaticone e qualcos'altro, abbiamo un tutto maiuscolo, quindi un urlato sui social con tutta una serie di punti esclamativo che ci invitano a dare un quadro al sindaco. Le pareti dell'ufficio del sindaco sono piuttosto spoglie, fatto salvo quelle istituzionali, ben poche immagini allietano il primo cittadino. Mi sembra un po' sarcastico l'incipit di questo messaggio. Poi però si prosegue, per questo motivo l'ufficio cultura invita tutti gli artisti accedere in comodato gratuito affinché il sindaco possa fregiarsi del talento dei suoi concittadini. Qua poi lo stile cambia. Ecco, io non capisco, ed è per questo che lo definisco borderline, quale sia il tono di questo messaggio. Mi sembra un po' canzonatorio e poi torna sul serio. Stiamoci attenti, soprattutto all'uso di questi punti esclamativo. E qui ho una leggenda che ci consente di interpretare il vero significato di un messaggio sulla base dei numeri di punto esclamativo contenuti. Perché l'uso corretto
dei puntini di sospensione è 3, del punto esclamativo è 1, se ce ne sono 2 probabilmente si tratta di un refuso, ma poi man mano che ci si sposta ci si trasforma in qualcosa di diverso. Quindi io direi di limitarci a un punto esclamativo sui nostri post se e quando dobbiamo usarlo. Mi piacerebbe restare su questa slide, ma il tempo stringe e quindi passo al secondo stile che non funziona. Abbiamo visto che il primo stile che non funziona è il simpaticone, quindi l'eccessivamente ammiccante. Un altro stile che non funziona è l'eccesso di termini tecnici o inglesi, parole vaghe e astratte. Per esempio, loggati sul portal per lo streaming, poteva essere l'indicazione per questo webinar di riformattiva. Ecco, anche questo non funziona. E non funziona ovviamente il burocratese, che immagino sia un tipo di stile e di linguaggio sul quale noi, lavorando nella pubblica amministrazione, ci siamo più volte confrontati. Cosa funziona invece? Qual è il buono negli stili e nel tono dei messaggi della pubblica amministrazione? Il tono, abbiamo visto, è leggero, empatico e rispettoso. Questo funziona sui social della PA. Perciò tutti quei messaggi che avevamo visto negli esempi di prima, clicca fratello, il simpaticone, loggati sul portal per visionare i contenuti audiovisivi, è possibile cliccare sul collegamento ipertestuale, in stile app e social corretto si traduce in un semplice e diretto guarda il video. Ok. Qualche altra nota sullo stile, sempre il Comune di Milano che per me è fonte di ispirazione come molte altre amministrazioni, ma in chiave positiva. Qualche tempo fa, anzi, questo forse è dell'anno scorso, c'è stata una campagna sulla disinfestazione. Ecco qua che il social media manager scrive like se sei già stato punto. Quindi sfrutta alcuni dei linguaggi, diciamo, della cerchia o tipici dei social. Questo non passa inosservato, subito qualcuno gli risponde o lei risponde, ma se condivido e scrivo Amen, muore una zanzara, ma il social media manager, diciamo, incassa con stile, risponde, diciamo, facendo un po' di autoironia, ma soprattutto dopo, quando gli viene fatta una domanda, una critica, un po' più spinta, speriamo che la disinfestazione quest'anno sia fatta meglio, risponde: ciao Tania, vedete, risponde direttamente alla persona, la disinfestazione in corso e dà link di approfondimento, quel famoso bit.ly ma con un URL personalizzato, zanzare disinfestazione, che consentono quindi al cittadino poi, ok, abbiamo scherzato un po' forse sui social, ma qui c'è l'approfondimento completo su questa notizia. Ovviamente non gridiamo, cerchiamo di essere educati e io qua non entro nel merito delle ragioni che hanno portato ovviamente a questo messaggio, sono sicuro che ci sia stato un carico e uno stress eccessivo sulle persone che gestivano questi profili su Facebook, ma quando ci troviamo sottoposti a stress e a pressioni da parte dei cosiddetti troll, quindi persone che istigano, fomentatori, sovvillatori all'odio, ricordiamoci che la soluzione migliore, si dice in inglese, è don't feed the trolls, quindi non dategli da mangiare, non gettate benzina sul fuoco, è inutile rispondere perché quando rispondiamo non stiamo rispondendo a quella persona, noi siamo in un teatro. E la nostra platea sono tutti gli altri cittadini che in quel momento stanno guardando come noi gestiamo quella situazione di stress, pronti a giudicarci eventualmente a entrare in campo. Perciò restiamo sempre calmi, non prendiamola mai sul personale e lasciamo che eventuali flame, si chiamano, quindi fiamme, si spengano da soli. Ovviamente la social media policy della pubblica amministrazione ci aiuterà a eventualmente bloccare o gestire al meglio questi interventi. Io sono arrivato alle ultime raccomandazioni, potrei sintetizzarle in una: siate pazienti e quindi non è necessario correre sui social. Se scrivete sui social,
qualsiasi cosa facciate sui social, la fiducia e l'autorevolezza si acquisiscono col tempo. Le campagne a breve termine non funzionano mai bene. Non esagerate, perciò la vostra presenza online fate in modo che sia sempre sostenibile, facendo solo quello che sapete di poter gestire e poi curate i dettagli. Io ci ho provato in questa presentazione con i sondaggi, le esercitazioni via chat, le immagini, eccetera. Magari non avrò raggiunto un grande risultato, però ecco, cercate sempre di ricercare le informazioni, i contenuti che volete presentare, riscriverli e rileggerli prima di pubblicare. Io ho concluso con 4 minuti di ritardo, perciò direi che questi ultimi 10 minuti che ci restano possiamo riservarli alle domande che mi avete fatto. Alcune le vedo già, sono state raccolte dai miei colleghi. E direi che posso provare a rispondere in ordine cronologico. Se voi avete altre domande, scrivetele pure in chat, così i miei colleghi si occuperanno di farmele sapere. Allora, Carlo Poggi mi ha chiesto se la famosa tecnica della piramide rovesciata vale anche per i social. Io direi sì, vale tantissimo per i social. Cominciamo, non è il vecchio modello a cui magari siamo stati abituati alle scuole elementari del tema scolastico, in premessa, introduzione, svolgimento, conclusione, ma è forse al contrario, dalle conclusioni che dovremmo cominciare sui social, perché quella è la parte più importante. Poi dopo possiamo fornire altri dettagli. Quindi risposta alla domanda sulla piramide rovesciata data. Letizia Falasconi mi ha chiesto, buongiorno, 150 caratteri sono considerati un limite per facilitare il lettore? Quell'indicazione che avevo dato di scrivere post intorno ai 150 caratteri era orientativa, perché ricordandoci l'attenzione del nostro pesciolino rosso di 9 secondi, dobbiamo riuscire a condensare l'informazione in poco testo, se vogliamo sperare che il nostro utente la legga tutta. Poi, ovviamente ci sono casi in cui dovremo scrivere di più e ci può stare, magari formattando un po' il testo con gli hashtag, con la divisione in paragrafi, eccetera, e altri casi in cui potremo scrivere un po' meno. Vito Graffeo scrive. Ok, no, videografia, scusatemi, stava rispondendo a Letizia, immagino. Sabrina Bellezza Fontana mi dice, ci si può soffermare un attimo sulla modalità teatro di Facebook? Allora, la modalità teatro è semplicemente quando vedete in grande un'immagine, ci cliccate sopra una foto e questa occupa tutto lo schermo del vostro computer. Mamma mia, ci sono dei fermo immagine sul mio video, spero che sia più fluido lato vostro. Benissimo, comunque detto anche la funzionalità teatro. Manuela Furini mi scrive, dove si possono trovare le immagini stock senza rischiare di violare la legge sul copyright? A questo ho risposto, segnalandovi però non tanto immagini stock, quanto immagini non stock, che sono i link che trovate nelle mie slide, ve ne ho fatti vedere, uno era sul Creative Commons. Poi vediamo un po' le altre domande che mi arrivano. Marco Monica Colombo mi scrive: suggerimenti ottimi, però per un piccolo ente pubblico è molto duro attrezzarsi con immagini ottimali. Monica, io a questo rispondo dicendo che tu sei addirittura un ente, io non sono nessuno, sono un freelance, un professionista. Le immagini che ho messo in questa presentazione sono tutte immagini che possono essere usate gratuitamente, con possibilità di modifica, e che ho preso proprio da quei siti che ho indicato nelle mie slide e che sono linkati. Quindi è vero, lo riconosco, è difficile, ma probabilmente qualcosa di fattibile riusciremo sempre a trovarla. Daniela Verdino poi ci scrive, i siti della PA sono chiaramente per norma destinati a tutta l'utenza e con particolare attenzione a quella meno istruita. Come ci si comporta per non compromettere l'accessibilità dei siti?
Allora, per quel che riguarda l'accessibilità dei siti, direi che non è questa la sede e neanche il mio argomento. Io mi occupo di social media in questo webinar, quindi questa domanda probabilmente può essere fatta in un altro webinar a un altro docente. Per quel che riguarda i font che consiglio, o la scelta dei font, ricordatevi che nelle mie slide c'è il link a uno strumento gratuito per la scelta di numerosi font. Potete anche usare i font che sto usando io nella mia presentazione, che sono Lato, che sono Railway, che sono Debat Neue, ve li sto dicendo come si scrivono. Sono degli esempi, non ci sono, direi di non attenervi soltanto ai font che uso io, ma di trovarne qualcuno pulito, elegante e leggibile soprattutto, sulla base degli strumenti che vi ho consigliato. Quindi sì, meglio usare caratteri semplici, niente di troppo arzigogolato. Francesca Caprioli mi scrive: è vero che è coinvolgente, aumenta l'attenzione, ma mi dà l'idea di poco istituzionale. Sbagliamo noi? Purtroppo questa domanda è senza contesto, quindi io non so a cosa si sia riferita. Posso supporre che si riferisca alle emoji, forse, all'uso delle emoji. In questo caso, ripeto, l'istituzione non deve essere sinonimo di ostilità. Ci sono sedi e anche contesti in cui l'emoji non è adatta, immagino, non so, dei funerali di Stato o altro. Ci sono altri invece contesti in cui un emoji può aiutare a coinvolgere e a spiegare meglio quello che stiamo dicendo. A questo proposito ho fatto vedere qualche tweet della Commissione europea e direi che poi sta a noi, al nostro buon senso, capire quando e quanto possiamo usare le emoji e quando invece no. Patrizia Borzacchiello mi scrive: quindi le emoji possono sostituire le immagini qualora la politica di una PA vieti l'uso delle immagini dei bambini. Direi che non lo sostituiscono, ma le immagini dei bambini da dietro, per esempio, sono utilizzate a volte quando i volti non sono riconoscibili. Direi che sono due strumenti diversi, certo, in mancanza di uno possiamo usare l'altro senza ovviamente esagerare. Eleonora Zaccheroni mi scrive che una ricerca dell'università, ovviamente qua non so di quale università si tratti e di quale ricerca sia, ha dimostrato che gli utenti non gradiscono molto le emoji da parte degli utenti, ma se le aspettano dalle istituzioni. Ah, bene, quindi motivo in più per usarle quando scriviamo a nome e per conto della PA. Ovviamente ricordiamoci che io promuovo l'uso delle emoji con una causa, quindi non l'uso indiscriminato. Ci sono poi tanti commenti, magari chiedo ai miei colleghi del Formez di filtrare un po' le cose che sto leggendo nel box domande, perché alcuni sono dei commenti e non sono delle domande dirette. Io vado avanti. Le emoji sì, sono visualizzate in maniera leggermente diversa sulla base del dispositivo che viene usato, ma come la A la riconoscete che sia in Times New Roman o in Arial, l'emoji altrettanto la riconoscerete che sia su Android o su iOS. Poi, come si fa a sapere quali sono gli hashtag esistenti? Direi di scriverlo su Twitter o sull'altro social e vedere se trovate qualche contenuto con quell'hashtag. Se lo trovate è esistente, altrimenti potete usare uno dei siti che ho segnalato. Scusate, ma di nuovo chiedo una mano ai miei colleghi per aiutarmi a sintetizzare, a selezionare le domande, perché molte che trovo sono dei commenti più che domande. Allora, Marco Paganini mi scrive: non tutti lavorano per la promozione turistica o il marketing territoriale.
Se devi comunicare una legge sull'urbanistica, il punto è che l'urbanistica o il lettore interessato all'argomento oppure no, a prescindere dal meno che, scusate, mi sto leggendo come è scritto il messaggio e a volte, quindi evidentemente nella chat è saltato qualcosa. Sì, Marco, ma questo è del tutto pacifico. Io però prima ti ho mostrato un esempio di come l'Istat ha reso gradevole intuitivo i dati statistici sulla colazione dei primi, sulla prima colazione degli italiani. Mi sembra quindi che alla creatività non ci siano poi tutti questi limiti al di là delle, al di là delle, dei contenuti. Scusate, mi stavo leggendo anche in chat. Benissimo. Però, davvero, scusate, miei colleghi, leggo molti commenti, ok? Renzo Monteleone scrive, credo ci voglia un giusto equilibrio tra immagini, testo, emoji, eccetera. Sì, è quello che abbiamo detto. Daniela De Vecchis mi scrive, noi usiamo Tiny URL per accorciare, non va bene. Vi ricordo che, come ho detto, non ci sono regole rigorose per l'uso dei tiny URL, vi ho semplicemente spiegato che un tiny URL nasconde la vera pagina a cui voi state linkando. E se voi, per esempio, non accettereste un passaggio da uno sconosciuto, direi che non accettereste neanche di cliccare sul link che non sapete dove vi porta. Per questo motivo vi ho consigliato di usare link per esteso e eventualmente doveste proprio per forza di cose utilizzare il tiny URL, di personalizzarlo. Poi, scusate, ma non riesco a interpretare, scusate, ma non riesco a interpretare gli appunti nel box domande. E un appunto dice, scusate, ma se nel testo c'è già, però non capisco, è decontestualizzato. Comunque, sono le 13:30. Direi che abbiamo terminato, chiedo ai miei colleghi se appunto dobbiamo chiudere l'aula virtuale, il webinar che sarebbe dovuto terminare adesso alle 13:30. Nel caso posso continuare a rispondere alle domande, ovviamente. Quindi chiedo ai miei colleghi di Piero. scrivermi in chat se sia il caso di continuare la sessione Guarda, oppure di Piero, potremmo interromperla. fare così, potremmo fare un'analisi, data la difficoltà, insomma. Ok, non ricevo risposta sulla chat da parte dei miei Piero, colleghi, immagino mi che si sentite? possa chiudere la sessione, perciò io Mi vi sentite? saluto. Molto velocemente, dato che... Non so se riuscite a sentirmi, credo che ci sia qualche ritardo nella mia voce. Allora possiamo fare così. Piero. Vi do appuntamento, vi ricordo che la settimana prossima ci sarà un nuovo webinar, sempre di questo ciclo sui social network di approfondimento sulla privacy, è un altro tema molto importante per l'uso dei social nella pubblica amministrazione. Detto questo, per me possiamo chiudere, io disabilito il mio microfono e la mia webcam e vi saluto. Chiedo ai miei colleghi di terminare la Piero, non so se... registrazione e terminare anche l'aula virtuale. Allora...